Sono la dottoressa Cistaro, sono un medico nucleare, quindi già il termine fa paura. Spavento. Spavento, chiaramente. Sono senza occhiali, presuppongo di sì, proviamoci. Di fatto io utilizzo le radiazioni, le piego in qualche modo al mio volere, qualche volta al mio sapere. Vengono utilizzate per fare diagnosi e terapia in generale nelle malattie oncologiche, ma da diversi anni a questa parte vengono utilizzate per studiare il cervello. E l'immagine iniziale rappresenta proprio questo, cioè il modo in cui io vedo la mia metodica e la possibilità di guardare attraverso una finestra, che è la macchina PET, quello che sta al di là del reale percepibile e quindi quello che sta nel nostro cervello. È una metodica che mi appassiona e purtroppo sono stata, come dire, coinvolta in questa faccenda dal dottor Guala, che a un certo punto si presenta e dice: ma tu cosa potresti fare in questi ragazzi? Ho detto: buh, diamoci un'occhiata. Allora, la prima cosa che io mi dico quando intraprendo un nuovo studio, comunque cerco di capire che tipo di risposta posso dare al mio collega, è capire di cosa stiamo parlando, che non è una cosa semplice perché faccio la diagnostica e non la clinica, dopodiché quale radiocomposto, e poi vediamo dopo che cosa significa radiocomposto, posso utilizzare, e a quel punto quali sono i miei sistemi di elaborazione dell'immagine per poter dare un'eventuale risposta. Perché senza di queste io posso basarmi solo sull'analisi visiva, ma gli occhi ingannano. Se c'è una simmetria, come quello di cui parlava la Chiarella prima, io riesco a vederla, ma se c'è un evento deficitario che è simmetrico, il mio occhio mi dice: guarda che è tutto uguale, quindi può essere che io non veda nulla. E proprio per questo, quando io lavoro, non lavoro mai da sola. Ed è uno dei primi problemi, nel senso che i ragazzi che voi mi portate, se sono molto piccoli, chiaramente hanno necessità di stare fermi durante l'acquisizione dell'immagine. Mi si chiede spesso se io uso l'anestesia. No, proprio perché il rapporto di compliance che si riesce a creare qualche volta, non sempre, ma buona parte delle volte, determina il fatto che l'acquisizione, cioè il numero, il tempo dedicato alle vere fotografie, è di 10 minuti. Quindi non è una risonanza magnetica che dura 35 minuti o 40, non ha necessità il paziente o il soggetto di essere sedato, e questo è un gran vantaggio. Ora, per quello che riguarda la sindrome, ho imparato delle cose che sono quelle che ci ha spiegato stamattina i colleghi che mi hanno preceduto, in qualche modo mi hanno aperto altre centinaia di finestre e per questo ringrazio. E una delle anomalie cromosomiche, seppur rara, più frequentemente nel sesso femminile, quindi già io mi incomincio a dire sono ragazzine o comunque piccole bimbe che verranno a fare l'esame, dovuta alla delezione del braccio corto del cromosoma 5, che in qualche modo, delezione che può avere dimensioni differenti, e in questo modo può il soggetto che viene alla mia osservazione avere delle caratteristiche, si dice, fenotipiche, cioè l'aspetto diverso, e quindi devo essere preparata. In questo chiaramente c'è la differenza quello che si dice nel comportamento, che è la parte più importante per quel che mi riguarda, per poter fare l'esame in modo che il soggetto stia fermo, quindi queste sono tutte le immagini mentali che mi faccio prima di fare l'esame. Di fatto parto, studio, anzi, Guala mi comunica, la Michela mi comunica, la Chiara, la Clarella mi comunicano, e io passo al passo successivo, radiocomposto. Questa è l'arma di cui io utilizzo tutte le volte che devo fare il mio esame, che si chiama PET, tomografia ad emissioni di positroni. Che cos'è il radiocomposto? Primo concetto: la medicina nucleare tutta è completamente diversa dalla radiologia. Quindi io sono un medico nucleare e non un radiologo. Perché è diversa? Perché mentre la radiologia è un esame
morfologico, cioè guarda la struttura, vede come è fatta, quali sono i rapporti con, con il vicinato, okay? La medicina nucleare si basa su una funzione, cioè dice di quella struttura che sto studiando come funziona dal punto di vista metabolico, dal punto di vista del consumo del carbonio, scusate, del carbonio, dei carboidrati, piuttosto delle proteine e quant'altro. Quindi è uno studio funzionale. Il concetto chiaro che può servire per chiarire è: mentre posso fare una risonanza magnetica a un cadavere, guardate le mummie, okay, non posso fare un esame di medicina nucleare ad una mummia, perché non ha una funzione vitale e quindi io non posso vederla. Come faccio? Prendo la protagonista della vicenda che io voglio andare a studiare, proprio così, prendo la protagonista come in un film, ci attacco la famosa lucina come fa la Michela con i suoi cromosomi, è una lucina che può essere vista dall'esterno dalla mia macchina e quindi prendo il tutto, lo inietto nel paziente e dopodiché a un certo tot di tempo riesco ad andare a studiare. E cosa posso studiare? Posso studiare tutto. Quello che io inserisco non è un mezzo di contrasto. In medicina nucleare non esistono i mezzi di contrasto. In medicina nucleare prendo il potassio, che è uno degli elettroliti che servono per far funzionare il cuore, lo marco, lo inietto nel paziente e vedo il cuore come funziona, mi guardo proprio tutto il film. Voglio vedere come funziona il rene? Prendo la creatinina, quella famosa che fate con gli esami del sangue, avete presente, ci attacco la mia lucina, la inietto nel paziente e mi guardo come funziona il rene. Ok? Questo vuol dire lavorare in medicina nucleare. Cosa sono le lucine? Sono quella roba radioattiva di cui parlavamo prima. Una volta si usava, il primo radioisotopo che veniva utilizzato era il carbonio 11, che aveva però un tempo di scomparsa di 20 minuti. Capite bene che siccome per produrre un radioisotopo ci vuole quel famoso ciclotrone di cui ogni tanto parlano, dove viene bombardato il nucleo da cui si estrae questa lucina, se questa lucina vive per 20 minuti, prima che arriva da me, che inietto al paziente, ciao, arrivederci, non c'è più nulla. Okay? E allora diventava difficile dare una risposta al dottor Guala che mi chiedeva cosa possiamo fare. Fortunatamente nel corso del tempo è arrivato il fluoro 18, che è un radioisotopo che ha una vita, o emivita, di 110 minuti, quindi può essere prodotto a Milano, io lavoro a Genova, lo portano col furgoncino e mi arriva davanti al campanello del lavoro, mi suona il campanello, io ho il tempo di metterlo, metterlo dentro la siringa e iniettarlo al paziente. Okay? Ora, perché, questo l'abbiamo visto, cosa posso studiare nell'encefalo? Stamattina avete visto il neurone, che è questa pianta con questi grandi rami, e i rami hanno le foglie. Le foglie sono le sinapsi sono quelle bottoncini che si legano con altre, si attaccano ad altre sinapsi del neurone vicino e tra di loro comunicano. E come fanno a comunicare? Si trasmettono molecole e, energia in questo senso, trasmettono l'informazione. Ma come fanno? È come la macchina, se tu non gli metti la benzina, la macchina non ti parte. La benzina in questo caso è lo zucchero, il glucosio. Banale, zucchero da cucina, ok? Quel famoso non mezzo di contrasto. Quindi che posso fare? Anzi, meglio, cosa succede? Eccola qui la sinapsi, Il bottone, la foglia di un albero, il bottone della foglia di un altro albero. Tra di loro comunicano, passa questa sorta di informazione, il tutto grazie al fatto che ci sia della benzina e questa benzina è il glucosio. Cosa capita nelle malattie neurodegenerative? Parlo di demenza frontotemporale, di Alzheimer, di Parkinson, parkinsonismi, eccetera, eccetera. Che l'albero muore, i rami si spogliano delle foglie come in autunno, le sinapsi si riducono di numero ed ecco qui che questo è l'aspetto che si ottiene al microscopio. Questa roba la posso vedere? Sì, perché io prendo il glucosio, gli attacco la famosa lucina radioattiva e posso iniettarla nel paziente. La mia macchina acquisisce le informazioni che in questo caso escono dal cervello e poi vediamo come la macchina le raccoglie tutte e mi dà l'informazione, io sto lì a guardarmi il film, come se fosse al cinema senza pagare il biglietto. Questa è una delle prime PET, per me è veramente un onore farla vedere, una delle prime PET che avevano acquisito l'encefalo, parliamo ormai del 1900, non so che,
Okay? E l'immagine che noi ottenevamo era questa. Dovevo, veramente dovevo fare fantasia per cercare di capire che questo era un cervello e non so, il lime bucato, seccato, no? Oppure il limone e quant'altro. Questa è un'immagine che si può ottenere dopo circa 10 anni, quindi ancora meglio, adesso abbiamo delle capacità risolutive decisamente superiori. Questa è una macchina PET, eh? È sostanzialmente un anello, non un tubo, un anello con un lettino che scorre, eh? Lì il paziente viene messo in decubito supino, si dice così, supino, e fa una serie di fotografie della durata di 10 minuti. Cosa si ottiene? Una mappa colorata. Questo è un cervello visto a fette, pensate al vostro cervello fatto a fette, questo è il vertice e questa è la base, siamo a questo livello. La componente rossa è dove c'è molta attività, molte cellule che mangiano lo zucchero, ok? La parte blu, è dove non c'è attività metabolica, cioè dove in questo caso c'è liquoro o comunque non ci sono cellule che stanno lavorando. Il concetto è questo, è chiaro, perché così passo alla successiva. Cosa posso fare? Il cervello è suddiviso in lobi, ma a noi non importa il lobo, a noi importa la funzione. Allora potremmo andare a guardare, suddividere il cervello in regioni, che sono quelle colorate. Ogni regione è situata in un lobo cerebrale e ogni regione ha una sua determinata funzione. Le regioni sono suddivise poi in piccoli comuni che si chiamano aree. Ogni area è adibita a una determinata funzione. Non so, l'area 44 è adibita alla funzione, per esempio, del linguaggio. Una lesione dell'area 44 fa sì che il paziente, in questo caso, non sia più capace di esprimersi con le parole. Il cervello è comunque interessante perché è diviso in due parti, cioè c'è l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, e mentre l'emisfero sinistro è adibito sostanzialmente a quello che è la scienza in generale, quindi le misure, la matematica, le costruzioni, l'idea di poter fare i palazzi, piuttosto che l'emisfero di destra è quello invece più artistico, per cui quello più sviluppato nei suonatori di violino. Sono aree più grandi rispetto al controllo laterale di cui uno magari non fa utilizzo ed è un costruttore. Non so, più poeta, è più capace di dipingere in qualche modo. Il nostro cervello ha delle caratteristiche particolari. Adesso quanti di voi, come faccio vedere l'anno scorso a Selvaggia, quanti di voi vedono la ballerina girare verso destra o la ballerina girare verso sinistra? Quindi ci sono delle differenze, adesso farei alzare la mano, ma me lo dite, me lo raccontate voi dopo. Eh sì, esatto. Quindi noi in qualche modo, col nostro mestiere, con la nostra età, le nostre capacità, condizioniamo la capacità di vedere il mondo esterno e di questo bisogna tenerne a conto. Sapevo che facevo... Ok, poi ve la lascio così vi allenate, perché questo è un ottimo modo di allenare l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Perché ma se ti concentri alla fine e lasci andare il cervello, vedrai che lo vedi girare dall'altra parte, è la dominanza del tuo emisfero. Ok? Cosa posso fare? Allora, se io voglio andare a vedere come funziona l'area motoria, quella del movimento, che è ben rappresentata in una parte del cervello, dico al soggetto di schiacciare la gamba. E cosa guardo nel mio esame? Guarda caso l'area motoria, ok? Che si differenzia dal resto perché consuma più ossigeno, perché fa il movimento e quindi riesco a vederla, ok? L'area motoria è questa, si chiama omuncolo, guardate quanto è brutto, cioè, dalla parte è rappresentato in questo modo le gambe, i piedi nella parte centrale dell'emisfero e poi man mano la mano, questa a dire la verità è la parte sensitiva, la faccia, la lingua e tutto il resto. Quindi io potrei quasi quasi andare a dire fammi sorriso e vedere questo pezzettino dell'area motoria. Se io voglio andare a vedere l'area acustica, gli metto le cuffiette e gli metto Bob Marley oppure qualcosa di antipatico oppure qualcosa di piacevole, eccetera. E cosa vado a vedere? Eccole qui. Le aree acustiche nel lobo temporale, area 41 e 42. Ancora, se io voglio vedere l'area visiva, che è sempre abbastanza difficile abbassare,
faccio vedere degli oggetti, delle figure, dei filmati, cosa si attiva? L'area occipitale, l'area visiva primaria e secondaria che sta nel lobo occipitale, ok? Ti dirò di più, sì, è talmente difficile sedarvi quando vi dico di stare tranquilli che l'area occipitale mi viene sempre fuori, quindi sì, si può fare. È un po' come la risonanza magnetica funzionale. Si può fare comunque. Ok, il pensiero. Il pensiero se risiede nella zona frontale del cervello, si chiama prefrontale, ed è quella, diciamo, un po' più nobile rispetto al resto, perché è quella che comunque non riesce ad azzittire mai, neanche se lo sedi, neanche in anestesia riesce a azzittire, vuol dire, mentre dormi, neanche mentre dormi, quante volte vi capita che il cervello è lì, bli, 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 oppure che sognare, bli, 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 ok? È tutto qua, nella zona prefrontale, giustamente dove si gratta l'omino dell'immagine. Ora, cosa rende tutto così complesso nel mio lavoro? Era giusto per condividere, perché comunque c'è necessità di andare avanti. E che comunque il consumo di, o meglio, la capacità del cervello di lavorare non è sempre uguale da 0 a 90 anni. Si modifica nel corso della vita anche nei soggetti normali. Tant'è vero che ne so che i bimbi sono molto più capaci e pronti a fare un sacco di cose, nell'anziano diventa un pochino magari più difficile fare i conti piuttosto che ricordarsi le cose. Ok? Quindi io ho necessità di conoscere questa informazione per evitare di dire delle grandi stupidaggini che a volte capitano e se si riesce a fare a meno meglio. Allora, questa è la maturazione vista in PET dei soggetti dalla nascita in avanti. Allora, prima nascono, maturano le aree quelle più per la sopravvivenza, quindi la parte centrale del cervello. Poi compare, eccola qui, la corteccia sensorimotoria. Ecco, i nuclei della base, il mesencefalo, fate finta che vi sto raccontando dei fiori in mezzo ai prati, ma sono quelli più importanti per la sopravvivenza, il verme cerebellare, poi man mano a 3 mesi incomincia a comparire porzione della corteccia, quella più importante per fare i legami, fare le cose, quindi la porzione della corteccia frontale, i nuclei della base, porzioni del cervelletto che cominciano a maturare. E poi ad 8 mesi, man mano, si conclude la maturazione più o meno del cervello, ma capite che è completamente diverso se io guardo un soggetto di 5 giorni e uno di 6 anni. Siete d'accordo? E allora questo vuol dire che se io devo fare un confronto tra un soggetto normale e il mio paziente ha 5 giorni e il mio soggetto normale ne ha 60, io dico che il mio paziente è morto. Perché non ha più proprio attività metabolica a livello encefalico. Quindi questo è importante saperlo. Cosa è importante anche sapere? Questa è una diapositiva che già ha presentato lo scorso anno e che fa sempre abbastanza ridere, ma è vera. C'è una differenza fra maschio e femmina. Ed è una differenza che non solo sappiamo perché il nostro compagno, marito, fratello rompe le scatole e quant'altro, ma esistono, sono proprio codificate. Questi sono... libri estremamente interessanti che invito a leggere perché sono anche molto istruttivi sotto un certo punto di vista. Ora, non solo si dice che le donne non sono capaci di leggere le mappe, mentre l'uomo non chiederà mai informazioni, ok? Ma la donna è dotata di una capacità linguistica, o perlomeno una riserva di parole talmente elevata, ascoltate me quanto parlo, rispetto di nuovo ad Andrea, 4 parole aveva già espresso il suo pensiero, rispetto a quindi all'uomo. Quindi la sera, quando arriva a casa dal lavoro, stanco, morto, c'è ancora la moglie che ha ancora 2000 parole di riserva, bla 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 bla, e lui le ha già consumate tutte, oltre che la propria pazienza. Quindi questa è una cosa di cui bisogna tenere presente per un esame funzionale come il mio. Ancora, c'è una differenza fra l'ampiezza delle aree, no? Adesso sono senza occhiali, ma posso dire che questo è nel maschio il centro dello sport, il calcio. Ok? Mentre se io vado dall'altra parte, sicuramente questo è il micron del sesso post-matrimoniale nella donna, siete tutti d'accordo? Ok? Quanto invece questo è il nucleo dell'indecisione, ma non so, sì, mi piacciono tutte e due, ma la piglia qualcosa, no, ma questo, no, ok? Siete tutto, la paura dell'abbandono, quindi sono tutte, come dire, informazioni
che in quanto medico nucleare che si occupa di cervello e vuole capire qualche cosa, in qualche modo deve tenerne a conto. L'ultima cosa di cui devo tener conto è che il fatto che i neuroni, o comunque meglio le aree, sono connesse una all'altra, e queste connessioni, che sono le autostrade che trasportano le informazioni, sono un po' diverse tra il maschio e la femmina. Mentre il maschio ha le connessioni in modo più preponderante, tutte unilaterali, la donna, vedete quello che fa. E questo rende ragione del fatto che la donna ti risponde, nel frattempo sta cambiando il bambino, nel frattempo sta scaldando il latte, ed è l'uomo che ti dice, vabbè, però una sola cosa per volta. A questo proposito mi viene in mente mio figlio, che mentre era in bagno e giocava con Nintendo, gli dice, ah, Simone, e dice, mamma, sono un maschio, ho solo un neurone, una cosa per volta posso fare, ok? Il concetto è scientifico ed è provato. Detto questo, questo è il mio esame, questo è l'esame normale, questo è un esame, ditemelo voi, se non è francamente patologico, ok? Con questo esame io posso dire che questo ha una demenza di Alzheimer e questa ha una frontotemporale, quindi faccio diagnosi differenziale, faccio diagnosi, posso seguire il paziente nel corso del tempo e quindi posso avere delle informazioni che sono utili al clinico. Ora, l'elaborazione delle immagini, qui faccio un appello, grazie, al fatto di esistere, perché ormai senza un ingegnere, un fisico che si occupa di elaborazione di immagini diventa tutto difficile. Grazie al fatto di avere la possibilità di utilizzare questi software, io posso andare nel piccolo, perché come dicevo prima, il mio occhio vede quelle grandi distese di abbandono dell'attività neuronale, ma grazie a questi sistemi di elaborazione io posso andare a avere delle informazioni in fase molto precoce. Grazie a questo mi escono fuori delle coordinate, io grazie a queste coordinate riesco a trovare l'area che mi interessa e quindi associare l'area che è stata coinvolta nel processo patologico e dire al paziente, guarda che è vero che tu hai un deficit. Per fare un esempio, allora diventa difficile ad occhio nudo, e fidatevi, nonostante abbia visto un sacco di questi pazienti, dire che questa qui è un'area patologica rispetto alla controlaterale, grazie di elaborazione mi dice, guarda che c'hai ragione, il tuo occhio sta vedendo un piccolo deficit, quel deficit rende ragione del disturbo di tipo motorio in questo soggetto, ok? Quindi è estremamente importante. Cosa abbiamo fatto nella CRIDUCHA? Dunque, nei primi anni abbiamo, che sono 2018, giusto? Circa, siamo riusciti a studiare sei ragazzini, tra cui anche Timmy, il più scatenato di tutti è stato, ok? E devo dire che il valore che abbiamo raggiunto è stato piuttosto importante, tanto che l'articolo che abbiamo scritto è stato pubblicato su sulla nostra rivista con un valore, un significato più elevato al mondo, quindi siamo contenti di questo. Primo perché si conosceva poco, due perché eravamo i primi a dire qualche cosa, quindi questo è stato un vantaggio, ma poi perché anche il lavoro era stato ben condotto e ben fatto. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la PET in questi ragazzi e li abbiamo distinti in due gruppi, quelli fenotipicamente, cioè clinicamente più severi, e quelli invece piuttosto lievi, per vedere se c'era una differenza nel cervello di questi ragazzi di un gruppo rispetto all'altro. Okay? Quello che è stato il risultato è il fatto che c'è una differenza fra i due, scusate, che in tutti quanti, sia fenotipo lieve che fenotipo grave, hanno una riduzione dell'attività metabolica a livello encefalica, e queste sono le aree, anche se magari non si comprendono, ma vi dirò poi che cosa significano. Queste aree rosse sono le aree in cui tutti i ragazzini hanno un ipometabolismo. Okay? Una di queste aree corrisponde al cervelletto, e mi dispiace che non ci sia la Marilena che qui direbbe, io l'avevo detto, una di queste aree corrisponde a una porzione, meglio, del cervelletto, e il cervelletto è il centro, è quella porzione di cervello che sta qui sotto e che serve per coordinare il movimento, ma non solo, perché in quel modo
coordina il linguaggio, l'equilibrio, le emozioni, ok? Quindi quando la Marilena vi dice, mi raccomando, i bimbi, fatele rotolare a destra, a sinistra, su, giù e quello, è perché viene stimolato il cervelletto in qualche modo deve, sopperire e gestire la situazione e quindi è stimolato a crescere, a maturare o comunque a trovare un modo per trovare una strada ad effettuare quello che noi chiediamo di effettuare. Questo è uno dei concetti più importanti. L'altro, e qui a Cesare, l'altro è il fatto, queste sono di nuovo altre aree che sono alterate rispetto ai soggetti, ai soggetti che riteniamo normali, questa è una zona temporale che è quella dedicata alla memoria. Sembrerebbe che comunque queste aree siano alterate, cosa voglia dire in loro? Ancora non ci siamo arrivati, è una roba da valutare perché ci vorrebbe la controparte, cioè la valutazione neuropsicologica, per capire qual è veramente il deficit. Di fatto comunque, quello che, posso dire, l'area 22, e lo dico ai miei colleghi, è un'area che è quella che presiede al linguaggio di tipo semantico, cioè la parte semantica del linguaggio, mentre la porzione motoria del linguaggio non è coinvolta, almeno in questi soggetti. Quindi loro non hanno un problema di tipo afasia non fluente, ma un'afasia di tipo fluente, se dovessi catalogarli. L'altra cosa che volevo far notare, perché veniva in mente in questi giorni, è questa zona. Questa zona è quella frontobasale, ed è quella dedicata un po', se vogliamo, al comportamento. Poi l'ho trovata spesso adesso nei pazienti Covid, e quindi devo capire che diamine significa. Ma di fatto sta lì sotto. E nei pazienti adulti, quando viene alterato quello di destra, i soggetti sono apatici, quando viene alterata quella di sinistra, i soggetti sono irrequieti. Nei nostri ragazzi non lo so, di fatto comunque l'irrequietezza è un requisito che mi sembra di poter dire che sia abbastanza frequente, quindi potrebbe rendere ragione del proprio carattere. Ora, abbiamo fatto un passo oltre, ci siamo detti, ok, tutti quanti hanno delle aree ipometaboliche, si dice, con una riduzione del metabolismo, ma allora dal punto di vista clinico perché sono diversi? Che ho fatto? Ho detto, scusate, ma se io posso andare a vedere se ho delle aree ipometaboliche, perché non posso fare il contrario? Andare a vedere se ci sono aree ipermetaboliche. Ed è quello che abbiamo fatto. E il risultato ve lo porto qua. Questo è l'ipometabolismo. Guardate come macchie scure. Tutti quanti hanno l'ipometabolismo. Sia il fenotipo grave che il fenotipo leggero, ok? Quindi non mi giustifica la clinica. Aspetta, questa sì, va bene. Oh, se invece vado a guardare l'ipermetabolismo, il fenotipo severo ce l'ha, il fenotipo lieve non ce l'ha. Quindi dal mio punto di vista medico-nucleare, se devo dire che c'è una differenza tra i due gruppi, sta in questo. Ora, che cos'è l'ipermetabolismo? Chi lo sa? Cioè, chi lo sa? Diciamo che nel corso della storia di crescita della medicina nucleare, insomma dei pazienti che ho visto nel corso del tempo, una delle informazioni che è venuta fuori è che può essere l'infiammazione. L'infiammazione che tra l'altro negli ultimi anni va di grande moda, perché adesso la stanno tirando fuori tutti, e è importante perché finalmente avremo delle molecole che marcano l'informazione e l'infiammazione, quindi ci diranno se effettivamente chi ha ragione e chi no. Però sicuro Le cellule di sostegno del sistema nervoso centrale, cioè dei neuroni, possono sostenere, nutrire, ma anche incazzarsi e infiammarsi. Okay? Quindi quando si infiammano, come i globuli bianchi nel sistema periferico utilizzano una maggiore quantità di zucchero, quindi per produrre energia nella loro attività di aggressione e difesa, uguale le cellule del sistema nervoso centrale possono fare la stessa cosa. Quindi rendere ragione del fatto che io vedo un incremento del metabolismo. Qui ci sono le conclusioni che sostanzialmente dicono quello che ho raccontato fino adesso, ma salterei perché vorrei che rimanesse nella vostra mente che quello che ci interessa prima di tutto è quello di avere un numero maggiore di ragazzi che facciano la PET, perché questo può dire confermare alcune cose. Il fatto di avere
ragazzini che variano dai 2 ai 40 anni non mi serve tanto, ho bisogno di avere 3 ragazzini di 2 anni, 3 bimbi di 2 anni, 5 almeno di 10 e altrettanti per un'età maggiore. Proprio perché per il discorso che si faceva stamattina, faceva la Michela Malacarne, più numeri abbiamo, più siamo capaci di raccontare qualcosa di serio, che può essere validato poi quant'altro. Ma quello che, sul quale voglio tornare è questo, infiammazione. A quel punto ci si è aperta, non so se è una possibilità, ma un'opportunità sì, nel senso che uno va a guardare sul famoso PubMed e si chiede, ma c'è qualche molecola in qualche malattia, qualche farmaco in qualche malattia rara che è stata utilizzata per ridurre in qualche modo, tra virgolette, l'infiammazione e quindi modificare dal punto di vista di clinico qualche cosa? Beh, siamo andati a guardare, in effetti esiste ed è che è stata utilizzata nella sindrome di Rett e nell'X fragile, quindi un'altra malattia estremamente rara, che è un analogo del fattore di crescita dell'insulina e che sembra avere un effetto trofico, cioè aiuta all'accrescimento e alla normalizzazione della funzione aberrante, cioè che dà di matto, dell'infiammazione dei neuroni, della glia, di queste cellule che stanno all'interno del sistema nervoso centrale. Ok? Questo cosa vuol dire? Che chiaramente ci siamo già tutti allertati nella possibilità di poter fare... Sono cose lunghissime, quindi leviamoci di destra nella testa, ma bisogna incominciare. La possibilità era questa, per quello che mi riguarda, quella di poter, da un lato, utilizzare il farmaco per testarne la sicurezza e chiaramente la tollerabilità nei soggetti, e poi... fa valutare l'effettivo cambiamento dell'ipermetabolismo a livello cerebrale. Questo era uno dei pensieri che ci siamo portati dietro lo scorso anno. Ecco, questo ho concluso. Per la prima speranza, insomma. Scusa, ma un eventuale spegnimento dell'infiammazione, che cosa può... Spegniamo l'iperattività. Allora, prima bisogna dimostrare che quella effettivamente è infiammazione e non qualcos'altro. Immaginiamo che sia di sì. Poi bisogna dimostrare che effettivamente l'infiammazione sia la causa di una sintomatologia clinica. Allora, ti racconto una storia. Malattia di Alzheimer. Inizialmente si andava a guardare la neurodegenerazione, la morte neuronale. Quindi guardavi in risonanza magnetica, vedevi la riduzione, la famosa atrofia del cervello, ok? In PET più o meno uguale, cioè nel senso che vedevi quei quadri lì. Siamo passati oltre, abbiamo capito che la causa della malattia sono 2 proteine e quindi abbiamo preso la marcatura, l'abbiamo marcata, l'abbiamo messa nel paziente e adesso facciamo diagnosi di. Ora sta comparendo finalmente la neuroinfiammazione, si dice guarda che ci sono pazienti che hanno lo stesso quadro metabolico di tipo neurodegenerativo, ma alcuni progrediscono in una maniera pazzesca e gli altri tutto sommato in 5 anni sono ancora stabili. Perché? Se la malattia è la stessa e le proteine che la causano è la stessa. C'è qualcos'altro, sarà mica l'infiammazione, quindi tu vai a guardare effettivamente in PET il metabolismo e vedi che tra questi 2 c'è una differenza. Quindi cominci ad avere il sospetto che quella roba possa in qualche modo determinare l'evoluzione della malattia e quindi avere un valore prognostico in questo senso, ma anche aprire delle opportunità terapeutiche. Perché è vero che io so che la causa della malattia sono quelle 2 proteine e quindi fare i farmaci contro quelle 2 proteine, ma posso nel frattempo utilizzare degli antinfiammatori che superino la barriera ematoencefalica per ridurre l'infiammazione e prolungare il tempo che io ho per ragionare sul resto. Degenerativo che, certo, chiaro, infatti dicevo, questa è una storia lunga, nel senso che qui siamo all'inizio, sono 3 anni che è stato pubblicato il lavoro, 2 anni, che sono stati 3, che sono prima del Covid, diciamoci così, sono stati qui, ma nel frattempo io non ho visto nessun altro soggetto, quindi non posso dire nulla. Anche andare ad una casa farmaceutica e dire, guarda, ascolta, dammi dei soldi perché voglio andare a vedere l'infiammazione in questi soggetti. E lui mi dice, ma quanti sono? Io ne ho 3. Capito?
Quindi lo sforzo che sta facendo il comitato scientifico è quello di pubblicare tanto su questa materia, in modo che io possa avere le io, la Michela, la Chiara, la Clarella, tutti noi siamo nella stessa barca, in modo da avere dei dati da poter dire: guarda che comunque in letteratura c'è scritto questo e sulla base di questo e quest'altro io potrei aprire il pensiero di fare uno studio sperimentale. Poi ci sta il comitato etico e vabbè, sono altre cose. Ma infatti penso che sia il concetto basilare, quello della malattia rara, rispetto ad una malattia più frequente. La malattia di Alzheimer, pur rara, è una malattia estremamente più frequente rispetto a qualunque malattia genetica. E di conseguenza l'invito che avete più volte rivolto, cercate di fare in modo che i pazienti studiati non siano 3 e 11 per la parte anatomica, non siano, non mi ricordo più quanti, 6, ma diventino potenzialmente 10, 20, 25, esatto. E l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire a fare in modo che patologia estremamente rara, e un'associazione come questa è in grado, non dico di raccogliere tutti i pazienti CRIDUCHAT che circolano in Italia, ma potenzialmente potrebbe farlo, e fare in modo che le famiglie facciano in modo di contattare vuoi Milano, vuoi Genova, vuoi Pincopallo, in modo tale che la vostra casistica non sia più dita di una mano, ma diventino due dita delle mani, di 3, di 4, di 5. Esatto. E si può a quel punto dire qualche cosa, prego. Sì, dottoressa, io a scuola sono un insegnante di sostegno già da qualche anno, sì. Ho avuto ragazzi con la sindrome di Rett e con la sindrome dell'X fragile, quindi conosco un po' i comportamenti ripetitivi, un umore che non è regolare anche nell'arco, non della stessa giornata, ma della stessa ora. Ho visto che sulla trofinetide... Sì, era lo studio iniziale, sì. Sì, e già loro stanno sperimentando su... Allora, questo lavoro ha pubblicato, quindi hanno fatto, incominciato e finito, chiuso lo studio, ma di sicuro stanno facendo dell'altro. Quindi ci sono delle banche, dei link su quali si possono guardare i protocolli di studio aperto, su quale uno può andare, anche fermo restando che comunque, essendo in questo caso malattie talmente rare, il clinico è qualche volta è lui che chiama perché sa e dice venga. Però ecco, dovrebbero esserci link con gli studi aperti in Italia come in Europa, perché essendo poi malattie rare chiaramente non è che possiamo, cioè magari non è in Italia ma è da un'altra parte. Per farti un esempio, l'ESLA, sì, di cui mi sono occupata, di cui facevo, era quell'immagine, mi arrivavano, facevano in Germania la risonanza magnetica, venivano da me a fare la PET, poi andavano a fare i test neuropsicologici da un'altra parte. Però c'era un fondo di ricerca di tipo europeo che sosteneva tutte le spese di spostamento, e quindi bisogna lavorare per arrivare a quel punto, poter avere forza di poter dire al Ministero: guarda che i centri di eccellenza sono 1, 2, 3, facciamo girare tutti quanti in modo che facciano tutto quello che devono fare. Quindi già in queste ricerche ci sono i risultati. Sì, ci sono dei risultati. Sulla base di questo ci avevamo pensato, appunto, chissà, e preparo il terreno alla mia collega Giovanna dopo, che parlerà di altro, di cellule, ecco, quindi. Grazie. Nel senso che la medicina progredisce per passi successivi. Sì, tenete a mente quello che è successo per il Covid nell'arco dei 2 anni. All'inizio non si aveva assolutamente nessuna idea di che tipo di infezione era. Si sapeva che era un virus, ma che cosa comportasse, che cosa si potesse fare dal punto di vista medico, forse non lo si sa neanche ancora adesso. Qualche cosa si è chiarito. La medicina procede per passi successivi. È fondamentale che i medici che fanno sperimentazione siano medici estremamente seri. Io sono un medico. Lo immaginavi? Siano assolutamente seri, esatto. E quindi prospettino delle ipotesi che devono essere verificate in clinica.
e successivamente bisogna queste informazioni riportarle a livello di ricerca, potenzialmente anche di ricerca di base, e per ricerca di base intendo il laboratorio, ma intendo anche certe applicazioni di medicina nucleare, in modo tale che ci possa essere un continuo trasferimento di informazioni da quello che è la sperimentazione a quello che potrebbe diventare un programma terapeutico. Tu l'hai detto molto molto chiaramente. Tenete presente che quelle che sono le informazioni che tu hai presentato probabilmente porteranno, si spera, perché questo è il motivo per cui tutti fanno ricerca, a un qualche cosa, chissà fra quanti anni. Sono assolutamente sicuramente d'accordo. Lo porteranno. Sì. Quando... Questa è una delle varie possibilità. Allora, io presuppongo che qualsiasi cosa sia, è un puzzle composta di vari pezzi. La capacità di chi guarda dall'esterno è quello di prendere vari pezzi e metterli insieme. Allora, trovare questa persona è una grande fortuna, un gran tesoro. Noi diamo il nostro contributo. Il fatto di poter avere queste occasioni e di poterci parlare fra di noi ci dà la possibilità di ragionare su cose su cui noi vogliamo. Cioè, stanotte ero lì che pensavo a Cesare che mi diceva una cosa, io e Cesare il genetista, che mi diceva una cosa ieri sera, diceva ma guarda te che guarda non l'avevo vista, e quindi me la vedo da riguardare. Perché poi, parlo del mio ma penso di poter parlare anche del loro, quello che io ho una fotografia del momento dove c'è dentro tutto, è un cielo stellato, sta a me sapere, se qualcuno me lo suggerisce, dove dover andare a guardare. Cioè io so come guardare, ma tu dimmi cosa ti interessa, perché se no io non riesco a raccontarti il cielo stellato, ok? La fortuna della biobanca è quella di poter mettere, di conservare questa roba da qualche parte in modo che quando ci viene l'idea la cacciamo fuori. Quindi è una grande fortuna che voi abbiate un comitato scientifico, anzi adesso non dire che siete fortunati ad avere noi, ma avere un comitato scientifico che possa riunirsi in queste sedute e poter scambiare anche solo tra di noi idee. Poi chiaro la prudenza, poi soprattutto una malattia rara come questa, ma mai chiudere le porte ai pensieri, alle idee, perché se la Irene Schiera non mi avesse detto guarda che c'è quell'articolo lì sulla sindrome di Rett, io manco sapevo che cosa era la sindrome di Rett, ok? Quindi mai aprire e chiudere le porte, mai chiudere le porte alle idee. Poi sta a noi chiaramente modulare il resto.